Beffata nei minuti di recupero la Janese alla Bellucci, il Real Forte Querceta conquista la vittoria grazie al gol di Paola al 92esimo. Quinta giornata della girone di Serie D, va in scena il derby toscano, partita che le due squadre giocano a viso aperto fin dal primo minuto, con subito l'occasione dei padroni di casa per andare in vantaggio con Quassi, che non ne approfitta. Legge del gol sbagliato, gol subito, è così, perché al quarto ecco la risposta degli ospiti con Di Paola che mette un pallone al centro dove Pegollo non ha difficoltà a superare Ricco. 1-0 per il Querceta. Ritmi che continuano ad essere alti, qualche buona azione dall'una e dall'altra parte fino al pareggio della Janese firmato Giordani. Succede tutto in aria sul sviluppo del cross di Meucci. Adornato salva in un primo momento ma non può niente sul tapin del numero 9 neroverde. 1-1. Nella ripresa la squadra di mister Simone Venturi prova a chiudere l'incontro, con l'inserimento di Brega vuole essere ancora più pericolosa, ma resta qualche difficoltà a trovare la via del gol. E poi in pieno recupero il Real Forte Querceta segna il 2-1 della vittoria, dal limite con il destro di Di Paola all'incrocio. Oggi mi sembra che sia stata un po' la giornata della regola del calcio, che gol sbagliato, gol subito, perché siamo partiti molto bene, abbiamo avuto subito le prime, penso, tre minuti, due occasioni importanti, addirittura quasi, quasi a porta vuota, e poi la prima azione loro abbiamo subito il vantaggio del Real Querceta. Siamo stati bravi a recuperarla e poi il secondo tempo, che penso sia stato un assedio alla porta, abbiamo fallito 3-4 occasioni importantissime. Il secondo tempo abbiamo fatto una prestazione di spessore, e reagendo a un primo tempo non positivissimo. E quando sbagli tanti gol, la prima cosa che uno dice è sempre poca cattiveria sotto porta, e la verità è, quando hai occasioni così importanti non le realizzi, soprattutto numerose. C'è da migliorare su questo aspetto, c'è da migliorare anche sul fatto che al 94esimo non si può prendere un'azione, un prendere gol in superiorità numerica. Se guardiamo la parte positiva, credo che il gioco espresso nel secondo tempo sia stato molto importante, di qualità, e bisogna ripartire da quello. I ragazzi sono stati bravissimi, stanchi, gli ultimi 15 minuti abbiamo sofferto molto. Abbiamo fatto un gol in contropiede, il primo tempo credo che forse meritavamo qualcosa di più, però la partita sofferta, sapevamo che l'Ianese è una grande squadra, abbiamo giocato con tanti ragazzi, insomma io devo fare solo un plauso a questi ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano, alla fine credo si sia anche visto perché eravamo un po' sulle gambe. Un premio alla nostra costanza, alla nostra abnegazione, al fatto di stare sempre sul pezzo, oggi ci siamo stati, e pur soffrendo, perché vincere a Liana si soffre, però abbiamo vinto.